così. Curvi, cutichis, non flati, son scopissi. Quello che conduce dal buio alla luce. E soprattutto è un viaggio periglioso per chi lo fa in questi termini. E io che sono qui al vostro cospetto, pronto ad ammostrarmi a voi come suprema entità dell'oscurità, vengo a portare un messaggio di pace. E chi vi addice che la pace alberga solo all'interno dell'anime buone? Se così è, allora io e il mio fido tamburiere siamo due anime abbone. Dammi lo binocolo. Guardami bene, amico. A ti appaio un'anima non buona? Credi veramente che il signor diavolo che io sono pensa soltanto a cose tetrazze e a cattive? La tua strada è fuori. Tanto per dirne una, anche il diavolo potrebbe avere l'ernia al disco.
cosa vi accredete? Quando io entro all'interno di un'animazza, me ne sto là dentro, vado a indagare, viaggio, aggiro, ma mi piglio anche le sue malattie. E voi vi accredete che sia una passeggiata a stare dentro di voi? No, non lo è. Ti appiega la schiena, è un lavoro tremendabondo. Vero, per me le anime sono dei piccoli alberghi. E ci stiamo anche a bene, fino a non molto a tempo fa. E poi è finita. La depressione apprende il sopravvento anche sul diavolo. Vi pare una puttanata se vi addico che tutto diventa buio? Si scurisce. E accade impenetrabile un silenzio di tomba. A questa cosa io ve la voglio a raccontare con una parabola. Thank you.
vi era una stanza buia che aveva a solo una a finestra. Questa a finestra aveva un'anta a chiusa e un'anta aperta. Io mi trovavo là dentro a riscaldarmi un po' dalla notte invernale passata. Naturalmente nessuno mi avvedeva, quando a un certo istante entra dalla metà aperta una cicciosa e stupidita apa, svolazzante svolazzante. A un certo punto questa apa avvolle assolutamente ritrovare la strada della via della luce. A di fuori vi erano delle alluci che alludevano a una speranza per l'apa. Ma la povera apa, come arretrava e provava ad uscire, sbatteva nell'avvetro facendo un forte boom! 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 Stupida bestia! Non lo vedi che a di fianco vi è la libertà? No, ancora boom! 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 E la capoccia intontolava sull'avvetro. Stupida bestia rimbecillita! Poteva naturalmente intervenire, ma non lo feci, perché avrei potuto fare due cose, ma queste due cose ve le addico dopo. Intanto, amici, dammi il binocolo. Iniziate ad ascrivere sul libro delle facce una domanda o una parola e io vi racconterò la verità. Ora!
Dov'è la missiva? Giunte le vostre a parole. E ora inizia il mio narrare, inverecondo e oscuratoso. Un po' di anni fa, forse un secolo, forse 8, forse 20, non lo posso ricordare. Avvenne a bussare alla mia porta degli inferi una tipo dal naso ad unco, dal capello al retrato e dalla barba incoltazza. Mi disse: perché non mi fai a fare un giro nel tuo regno? Avvieni, avvieni, gli dissi io. A come ti chiami, amico estrano? Mi disse io, mi chiamo Alighiero. Ah, un nome curioso, addissi. Alighiero, e che fai, Alighiero, nella tua avvita? Io lo sapevo quello che a lui affaceva, ma volevo assentirlo dalla sua bocca. Contento di avviaggiare. Ma sei per caso ammorto? No, non sono ammorto. Sono solo avvenuto qua, spinto da mera a curiosità. E come hai fatto ad arrivare a qua? Oh, mi disse,
ho dovuto proferir parole a certe compagnie. Ho dovuto lasciare la mia affidanzata, l'amata, a Beatrice. In verità, la sua amata, a Beatrice, aveva lasciato a lui, ma lui questo non lo sapeva. E glielo avevo voluto dire io, ma avrei aspettato ancora un po' a capire quello che era venuto da fare. Ebbene, Alighiero, avvieni che ti mostro il mio regno. A così ti appersuadi che non è come tutti lo descrivono. E lui avvenne. Avvide persone che camminavano a testa in giù, altre che correvano a gambe illevate. Altre ancora che pugnavano senza spade e senza pugnali. Ma soprattutto si accorse che all'interno del mio spazio non vi era il fuoco, ma vi era una distesa enorme e gigantesca di ghiaccio. L'Alighiero iniziò ad avere freddo. Guarda bene, Alighiero, guarda intorno, vedi anime sofferenti? Alighiero si stava piegando, camminava e prendeva appunti sul suo piccolo attaccuino. E io? Perché prendi questi appunti, Alighiero? Che cosa tu vuoi farne? Gli acchiesi. E lui? Mi arrispose: voglio trasformare e invertire quello che si addice del paradiso affinché si abbia a sapere ciò che c'è qua giù. Io ne fui affelice, ma capitò, come spesso accade, che nella realtà degli affatti tutto ciò non accadde. E l'Alighiero, che mi chiese, tra le altre cose, che cosa dovrebbe avere un'anima per essere appetibile al tuo regno? E io le arrisposi: deve essere divertita, deve saper a giocare,
deve sapere che nel suo corpo non ci sono solo io, ma c'è la natura! E alla natura non si può accomandare! Dissi con impeto e con ferocia. La ritiro. Continuava ad guardarmi con sospetto, ma anche con una certa meraviglia. D'altra parte, avvedeva a dolci fanciulle che fornicavano, avvedeva persone che arridevano, che bevazzavano, da grappoli di uva che in tempo reale si trasformavano in vini e in grandi prelibatezze. Alighiero, guarda che cosa c'è qua giù. C'è anche il mio fido a tamburiere. Alighiero, e accendi alla verità! Guardati intorno! Porta la tua Beatrice in questo luogo di pace e di divertimento, Alighiero!
Alighiero, avvieni con noi! Porta le tue membra secche e vecchie! Da noi ritroverai un po' di gioia e di pace e di libertà! Alighiero, non ascrivere quelle cazzate! Provocazione. Si sentì offeso, un po' come si sentì offesa la apa dell'inizio. A così, un po' di tempo dopo, girovagando per la Toscana, una terra che mi piaceva per l'olio e per il vino buono, mi imbattei in un libro. La Divina Commedia. Oh, lo volli a leggere. Sopra vi era scritto Alighiero. Era lui. Proprio lui. Alighiero, nelle sue pagine, raccontava il viaggio che aveva fatto nel mio territorio, ma al posto del viaggio aveva deciso di ammettere il fuoco. E seppure in un momento in cui io le dissi Alighiero, recati in quella stanza e divertiti un po', e lui ne uscì e disse: signor diavolo, questo posto è un paradiso. Invertì tutto, ammise in mezzo a distrarre il lettore il purgatorio,
e ci impiccicò in alto lo paradiso. Io venni piazzato in basso. Avete capito perché me ne voglio uscire? Perché io sono stato all'interno di anime di scrittori, all'interno di artisti, all'interno di tamburieri. Voi non sapete che si cela dietro a quest'uomo. Girolamo Savonaretti, reincarnato grazie a me, grande percussore di tamburi. Io fui ingannato dall'Alighiero, ma ne persero tutti, perché da quel momento in avanti nessuno ha capì più chi io fossi e chi io sono ora. Mi si ardita di possessione, io che vado addentro alle persone, le stravolgo, le faccio volare, le alzo in cielo, semino grani e poi li distruggo, raccolti andate a male, pestilenzie. Tutta colpa a mia. Mi avvedete a me a organizzare una pestilenza? È colpa mia? Non può essere. Allora io vi chiedo, amici, affatemi uscire, affatemi andare via da voi. Io non ci voglio più stare là dentro alle vostre anime sozze che mi sfruttano e mi posseggono. Io sono posseduto da voi e vi prego di lasciarmi andare. Ciò che avevo da dirvi ve lo ho detto. Ve lo ho detto. Che la pace e il bene sia con voi e anche con a me.
voglio più a stare lì.